Ed ora ci occupiamo di ricerche genealogiche con il nostro esperto in materia, il presidente dell'Istituto Araldico Italiano, Pier Felice Degli Uberti, bentornato. E anche oggi rispondiamo ad alcune lettere, lei ne riceve molte, perché vero, sono molte le persone che vogliono ricostruire le proprie radici anche in funzione della cittadinanza italiana. Allora, da Recife, in Brasile, ci scrive Renata Ribeiro, che ha diverse domande da fare, si rivolge a me, cara Gigliola, vedo sempre Sportello Italia e sono affascinata dalla rubrica delle ricerche genealogiche del dottor Degli Uberti. La mia famiglia è di origine italiana, si chiama Schivazzappa, originaria di Parma, gli antenati vennero in Brasile nel 1870 circa, nella città di Belém, a nord del Brasile, e lì Enrico Schivazzappa, fratello della trisnonna della signora, era agente consolare italiano. La trisnonna, Ioanna Deusa, è andata a vivere nello stato di Paraíba del Nord, nella città di Areia, dove sposò un brasiliano ed ebbero dei bambini, tra loro la bisnonna della signora Elvira. E le piacerebbe sapere come può ottenere certificato di battesimo della Ioanna Deusa Schivazzappa, la trisnonna, perché ancora non è riuscita a farlo con la chiesa di Parma e poi di suo fratello Enrico Schivazzappa. Cosa dice la legge italiana per l'acquisizione della cittadinanza, nel mio caso, di sesta generazione e la cittadinanza italiana poi per discendenti di donne italiane, perché qui sono la trisnonna e la bisnonna. Ci sono ancora Schivazzappa a Parma? Sono tante le domande. Se ci sono, sono loro dei parenti miei? Ho bisogno di ottenere i documenti necessari per conoscere meglio la mia storia e, se possibile, chiedere la cittadinanza italiana. Signora Renata, io ho guardato un po' l'origine del cognome Schivazzappa, scritto sia con due Z che con una Z sola, è uno di quei cognomi italiani che è un soprannome di una persona che probabilmente non era portato ai lavori dei campi. Il suo cognome è rarissimo, ci sono solamente 5 abbonati al telefono e 3 comuni solamente nella provincia di Parma che hanno il suo cognome, uno a Vignale, uno a Mammiano e uno a Parma. Probabilmente quello di Parma ha qualche legame di parentela con la sua famiglia. Mi dispiace comunicarle che la cittadinanza italiana per successione di donne non è possibile ad essere applicata se non per coloro che sono nati dopo il 1° gennaio del 1841 nel suo caso. Ho trovato una notizia interessante, una teresina della sua famiglia che è stata una famosa suora della carità nell'Ottocento di Parma, una grande insegnante che ha lasciato una nutrita biblioteca e la cerchi su internet e farà delle bellissime scoperte. Per chiedere il documento lei deve rivolgersi al direttore dell'archivio storico della diocesi di Parma, Enrico Dall'Olio, che riceve tutti i giorni, lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 11. Arrivederci signora Renata, spero che sia stata soddisfatta dalle tante risposte. Un'altra email.